Una notizia positiva e una negativa, questo è l'esito del recente incontro tra i vertici aziendali di Cloud Italia e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di CGIL, CISL e UIL. La nota positiva, affermano i sindacati, è che Cloud Italia ha comunicato come il progetto di fusione e incorporazione delle varie aziende componenti Rideos non prevede esuberi, in quanto le attività, le professionalità delle esperienze unificate sono pienamente integrate e non generano duplicazioni di ruoli. I sindacati hanno chiesto e ottenuto garanzie in tema di occupazione e hanno espresso forti preoccupazioni per la situazione del sito produttivo di Arezzo alla luce delle voci trapelate di una unificazione con le altre sedi toscane di Siena e Firenze che vedrebbe i lavoratori trasferiti proprio a Firenze. Le organizzazioni sindacali nazionali, in particolare quelle di Arezzo, hanno chiaramente manifestato la loro contrarietà a questa ipotesi. L'unica problematica che emerge sulla sede di Arezzo deriva dal fatto che questa è in gestione alla curatela fallimentare ex Eutelia e pertanto ha un contratto di un anno rinnovabile di volta in volta. La politica aziendale non prevede investimenti in immobili, non ha acquistato sedi e non intende acquistarne, pertanto finché l'edificio ad oggi in affitto non sarà venduto, l'azienda conta di proseguire le attività nell'immobile. Alla sua eventuale vendita, concludono i sindacati, l'azienda chiederà all'acquirente di poter proseguire con il contratto di fitto. Un nuovo incontro tra Cloud Italia e i sindacati è messo in calendario per novembre.